pomeriggio e bentrovati dal TG Cronache. Sulla questione dei rifiuti, la Corte dei Conti adesso chiede un risarcimento a sindaci e governatori della Campania. La vicenda risale al 2014, quando l'Unione Europea sanzionò l'Italia per la mancata bonifica delle discariche. Un danno da 27 milioni di euro. Nel mirino ci sono gli ex presidenti della Regione Campania, Caldoro e Bassolino. L'Italia non attua le bonifiche delle discariche e per questo paga multe semestrali salatissime all'Unione Europea. Questo già si sapeva, ma adesso si quantifica il danno erareale grazie all'ultima indagine della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza, che solo in Campania ha stimato che per l'omessa bonifica il danno allo Stato ammonta a circa 27 milioni di euro. Sono scattati stamattina i primi inviti a dedurre nel processo contabile una sorta di avviso di garanzia nei confronti di esponenti politici, dirigenti, funzionari della Regione e di vari comuni, tra questi Antonio Bassolino e Stefano Caldoro, ex presidenti rispettivamente di centro-sinistra e centrodestra della Regione Campania, e dell'ex assessore all'ambiente Giovanni Romano. Gli amministratori pubblici non avrebbero adottato le misure necessarie a risolvere l'annoso problema delle discariche. È la Corte di Giustizia Europea che ha mosso i suoi rilievi a più riprese. Mancata messa in sicurezza e conseguente grave rischio per la salute pubblica, l'accusa è rivolta allo Stato italiano, e in Campania ci sono state le più grossolane lesioni di questo diritto collettivo alla salute. Infatti la violazione riguarda 200 discariche, un quarto delle quali in Campania. Qui le indagini hanno accertato che 48 discariche non sono state bonificate. L'Unione Europea per questo ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro e penalità semestrali che si aggirano attorno alla medesima cifra. Sia Bassolino che Caldoro dovranno spiegare i motivi dell'inadempimento da parte della Regione. Il punto di partenza è la sentenza del 2007 in cui la Corte chiedeva l'adeguamento pena il pagamento della multa. Per legge la responsabilità cade sui comuni, ma ove questi non provvedano, allora il ripristino ambientale è obbligo della Regione, con poteri sostitutivi direttamente affidati al Presidente della Giunta. Le indagini hanno rivelato che nei 7 anni, tra il 2007 e il 2014, intercorsi tra le due sentenze della Corte di Giustizia, non sono state adottate le misure necessarie, benché i progetti di messa in sicurezza, sottolineano gli inquirenti, fossero stati ampiamente finanziati dalla Regione Campania, attingendo dalle risorse POR 2007-2013. Tra le discariche finite nel mirino, quelle del Giulianese, Terra dei Fuochi, e quelle in provincia di Avellino. La quasi totalità delle operazioni finanziate, è scritto nelle carte dell'inchiesta, non si concludevano entro le scadenze previste. Su 45 interventi finanziati nel giugno 2012, solo due si sono conclusi, i restanti sono ancora in corso o addirittura non ancora iniziati. Questo in Campania. Ci sono poi le altre 151 discariche non bonificate e sparse sul territorio nazionale, che concorrono alla maxi multa che l'Italia è costretta a pagare. E questa mattina c'è stato un duplice delitto in un appartamento vicino alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Vittime una donna e un transessuale, un'altra donna invece è riuscita a salvarsi. L'omicida, un italiano di 40 anni, è riuscito a scappare e adesso è ricercato in tutta la Toscana. Una macelleria. Due morti accoltellati, un transessuale brasiliano di 45 anni e una ragazza dominicana di 27. Un'amica di lei, di 2 anni più giovane, in ospedale. Si è buttata dalla finestra del primo piano per salvarsi dall'assassino. Stamattina, verso le 6:50, nell'appartamento di Via Fiume, nella zona della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Cosa sia successo, il movente della strage, non è chiaro, però c'è un'idea su chi possa averla fatta. Si cerca un uomo italiano di una quarantina d'anni, è stato fatto il suo identikit. Il suo nome non è stato divulgato per il momento e non si sa neppure in che relazione fosse col transessuale Gilberto Manuel da Silva, l'affittuario della casa. Secondo i suoi vicini, da Silva si prostituiva nell'appartamento. Sul citofono c'è anche un altro nome, forse un convivente. Non è detto che l'uomo in fuga sia ancora a Firenze, forse si è spostato appena fuori fra Scandicci e Lastra Assigna, potrebbe aver preso il treno, la sua macchina era vicino alla stazione. Insomma, un giallo. Le piste seguite sono 3: soldi, droga o un gioco sessuale finito male. La ragazza che si è salvata, anche lei dominicana, non sarebbe stata ancora sentita dai carabinieri. Non è grave, non ha fratture e neppure traumi interni per la caduta. Le due donne non erano fisse nell'appartamento di da Silva, solo di passaggio. Di sicuro è successo qualcosa che ha provocato una reazione violentissima nell'omicida.
Chi è stato nell'appartamento di Via Fiume racconta la scena di una mattanza, sangue dappertutto. L'appartamento però non sarebbe in disordine, sarebbe stata una reazione a freddo. La donna dominicana che non ce l'ha fatta, Mariela Josefina Santos Cruz, ha provato a scappare. Già accoltellata è scesa dalle scale, poi ha perso i sensi nel cortile interno del palazzo. L'hanno portata in ospedale, ci è arrivata morta. E poco fa si è concluso il vertice europeo, il primo dopo la Brexit. Tra poco ci sarà una conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Intanto potrebbero essere l'Expo di Milano e quella di Magnolia a Napoli, le due aree defiscalizzate per attrarre investimenti appunto dopo la Brexit. La proposta del governo nasce dalla consapevolezza che molte multinazionali che hanno sede adesso in Gran Bretagna potrebbero e vorrebbero lasciare il paese. Due no tax area, una a Milano e una a Napoli, per attrarre con un regime fiscale privilegiato le imprese che con la Brexit potrebbero decidere di lasciare Londra e portare i quartieri generali in un altro paese europeo. L'idea la lascia trapelare il governo, dopo che Matteo Renzi ha partecipato al primo Consiglio europeo in cui si è preso atto dell'uscita di uno Stato membro. Una delle aree indicate è quella ex Expo. Lì dovrebbe sorgere un polo di ricerca scientifico e tecnologico ed è stato lo stesso neosindaco Beppe Sala a proporre per primo che diventi un'attrattiva per quanti potrebbero volere lasciare la City e una sterlina che sta perdendo valore. L'altra area è Bagnoli, dove un tempo sorgeva l'Italsider, dismessa da 23 anni, su cui il governo ha lanciato un piano di riqualificazione da 272 milioni di euro. Ma creare aree tax free restando europei non è semplice. Ci si scontra con la libera concorrenza e con le norme che vincolano gli aiuti di Stato. Insomma, non si può creare un paradiso fiscale a casa propria. Bisogna studiare con attenzione, valutando insieme ai partner la compatibilità dell'ipotesi stessa con la normativa europea. Quello che si potrebbe fare invece in maniera abbastanza rapida, avendo già altri paesi europei portato avanti politiche di questo tipo, è un'agevolazione alle persone fisiche che decidessero di venire a vivere in Italia. Negli ultimi 20 anni Londra ha tirato gli headquarters delle multinazionali con una politica fiscale che detassa gli investimenti in capitale di rischio. Ha attratto i patrimoni di ricchi stranieri che hanno eletto il proprio domicilio nel Regno Unito. Insomma, se pensare ad aree defiscalizzate potrebbe essere complicato restando nello scenario normativo europeo, potrebbe però essere più semplice almeno cercare di recuperare terreno rispetto al resto d'Europa. Ad esempio, i grandi capitali non vedono certo di buon occhio la Tobin Tax introdotta in Italia, la tassa sui mercati valutari, né tantomeno la lentezza complessiva del nostro sistema tributario. Bisogna avere una giustizia tributaria di qualità, che è un elemento su cui, diciamo, i professionisti delle tasse che seguono imprese e persone fisiche valutano un paese, e bisogna avere un rafforzamento della capacità dell'Agenzia delle Entrate nel dialogare con i contribuenti. Multinazionali e colossi di diversi settori starebbero già valutando la permanenza a Londra. È stata la più grande tragedia del Mediterraneo, 700 migranti morti nel naufragio di un barcone, era il 18 aprile del 2015, adesso un anno dopo il relitto è stato sollevato. Va bene, allora ti confermo che siamo a 5 metri dal fondo, quindi a tutte le unità siamo in sollevamento col relitto dentro il modulo. Datemi il ricevuto, grazie. Strange Jack ricevuto. Onde ricevuto. Prova ricevuto. 370 metri in fondo al mare, 85 miglia al largo delle coste libiche, è stato agganciato e recuperato il peschereccio affondato il 18 aprile 2015 con oltre 700 persone a bordo. Uno dei pochi superstiti, furono solo 28, ha parlato addirittura di 950 morti. Sicuramente è stato uno dei più grandi naufragi avvenuto nel Mediterraneo dal dopoguerra ad oggi. Le operazioni iniziate il 27 aprile scorso sono state possibili grazie ad un sistema progettato ad hoc sulla base delle dimensioni reali del peschereccio. Un grande anello meccanico è stato calato sul fondo giusto intorno al relitto, qui allungato dei bracci che hanno agganciato la barca. Per operare al meglio la nave Jevoli Ivory, supportata dalla nave San Giorgio della Marina Militare, ha aspettato le condizioni meteo marine più favorevoli, ma quando i robot sono arrivati sul fondo inevitabile è stato il sollevamento della sospensione. La visibilità era quasi nulla e l'unico punto di riferimento per i
il pilota è stato il sonar. Il barcone, una volta estratto dall'acqua, è stato posizionato sulla Jevoli ed ora sta facendo rotta verso il porto di Melilli ad Augusta. Una squadra di vigili del fuoco ha già cominciato ad effettuare i primi rilievi per anticipare informazioni utili alle squadre a terra. Dovremmo inoltre controllare la consistenza strutturale dell'imbarcazione e valutare lo stato di conservazione dei corpi e fare una prima sommaria analisi numerica. Ad Augusta il relitto sarà collocato all'interno di una tenso struttura refrigerata, lunga 30 metri, larga 20, alta 10. E lì una squadra di studiosi, tutti volontari, darà inizio al paziente compito di dare un nome alle vittime. Intanto il grande fenomeno delle migrazioni continua anche oggi. Gommoni, barconi, pescherecci sgangherati sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e dalla Marina Militare nel Canale di Sicilia. Così come non si fermano gli sbarchi, sono più di 500 i migranti salvati e sbarcati questa mattina a Corigliano Calabro, vicino Cosenza. Avrebbero continuato a gestire i propri beni confiscati grazie anche alla complicità dei loro amministratori giudiziari. È quanto ha svelato un'inchiesta della Procura di Messina nei confronti di una cosca che operava sia nel gioco d'azzardo che nel settore delle scommesse clandestine. Ci sono stati più di 20 arresti, tra i quali è finito ai domiciliari anche il vicepresidente del Messina Calcio. Cosa Nostra che gestisce i beni confiscati alla mafia, stabilimenti balneari, società di videopoker sequestrate 4 anni fa e ancora nelle mani di una delle cosche più potenti di Messina grazie alla complicità degli stessi amministratori giudiziari. Si chiama Totem, l'operazione di polizia e carabinieri che oggi ha portato all'arresto di 24 persone, 20 in carcere, 3 ai domiciliari. Tra loro anche il vicepresidente del Messina Calcio, Pietro Gugliotta, che come commissario liquidatore di 2 stabilimenti avrebbe pilotato la gara per favorire l'assegnazione ai membri del clan Giostra. Secondo le indagini, infatti, Giostra non solo avevano il controllo su diversi beni confiscati, ma gestivano parte dell'industria del divertimento della città, soprattutto nel settore delle scommesse, videogiochi, ma anche corse di cavalli e poi ancora pizzerie, discoteche, locali notturni, ristoranti, centri sportivi e complessi turistici. Società intestate a prestanomi insospettabili, ma che sarebbero riconducibili sempre alla famiglia. Il clan in particolare aveva puntato sui giochi online. Raccoglievano le puntate e poi pagavano le vincite utilizzando server con sedi all'estero. Soldi sporchi che poi venivano reinvestiti proprio nelle attività di ristorazione e di intrattenimento per un giro di denaro da centinaia di migliaia di euro. Parte dei guadagni illeciti erano utilizzati per acquistare videopoker e slot machine che venivano poi modificati con software illegali. Il GIP ha ordinato il sequestro di diverse attività, tra cui 22 sale gioco e centri di scommesse. Venivano tutte gestite dalla moglie del boss, che era già in cella. Andiamo subito in diretta a Bruxelles perché proprio in questo momento si sta tenendo la conferenza stampa di Matteo Renzi. E in questa formalizzazione di un'assenza nel portare la voce dell'Italia e degli italiani ho scelto di partire dal sacrificio di Joe Cox. Questo è un tempo in cui la velocità è capace di macinare tutto e quindi ciò che è accaduto anche soltanto 10 giorni fa sembra lontano anni luce, ma pensare che una giovane mamma, una quarantina d'anni, più o meno la nostra età, con 2 bambini non potrà crescere i propri figli in virtù di un gesto di violenza e di odio senza paragone, senza fine, è comunque qualcosa che non può essere metabolizzato come una delle tante cose che accadono. E quindi nell'intervenire sia ieri che oggi, ma soprattutto ieri in presenza di David Cameron, ho sottolineato questo in primis, cioè che il sacrificio di Joe Cox non può farci dimenticare le sue idee, le sue battaglie, i suoi valori e l'idea in fin dei conti che la politica è una cosa seria, terribilmente seria, quando cerca di cambiare in meglio le cose, la qualità della vita delle persone, ma che talvolta finisce per essere oggetto di quell'odio che dovrebbe essere espulso dal dibattito politico. Dunque, una discussione vera, accesa, una discussione che ha visto nel corso della giornata di oggi tentare di fare un salto di qualità nelle conversazioni. L'abbiamo fatto anche questa mattina
rivedendoci con François Hollande e Angela Merkel dopo l'incontro di lunedì a Berlino, per cercare di aiutare una discussione che non fosse soltanto sulle procedure. Articolo 50 si risponde così, e l'articolo X si risponde cos'ha. Ma insomma, di fronte allo shock che l'uscita del Regno Unito ha suscitato nell'opinione pubblica europea, a mio avviso era fondamentale dare un messaggio di qualità nella risposta. Questo messaggio di qualità è stato un messaggio che ha portato a discutere di tante questioni. Se riusciremo ad essere coerenti con ciò che abbiamo detto, ci accingiamo a vivere mesi interessanti nella discussione europea. Io ho insistito per la proposta sulla quale ho chiesto a tutti di riflettere, di dare comunque ai giovani inglesi, ai giovani britannici un'occasione, un'opportunità di continuare a far parte della grande famiglia europea attraverso magari un provvedimento sulla cittadinanza ad hoc, da approvarsi ovviamente nei rispettivi stati membri, ma un provvedimento che sia in grado di assicurare una sorta di ius culturae, così lo abbiamo chiamato per altre vicende in Italia, il diritto alla cittadinanza, e non soltanto sulla base dello ius solio, dello ius sanguinis, ma attraverso la partecipazione a determinati elementi universitari o di studio. Ecco, avete sentito le prime parole di Matteo Renzi, che ha tenuto la conferenza stampa a conclusione del primo vertice dopo la Brexit. Per lui appunto le parole sono state che è stato uno shock appunto il primo Consiglio europeo a 27, cioè senza la Gran Bretagna. E abbiamo tempo per chiudere con un'altra notizia, perché si è aperta in anticipo questa mattina a Roma la Camera Ardente per Carlo Pedersoli. Lo sapete tutti, è Bud Spencer, l'attore morto due giorni fa a 86 anni. Moltissime le persone in fila davanti alla bara, è stata messa una bandiera della Lazio, squadra di cui era sostenitore, sopra una cornice con alcune foto dell'attore, tanti mazzi di fiori, anche una scatoletta di fagioli, passo simbolo degli spaghetti western e un ricordo di uno dei film più amati dai suoi fan, Anche gli angeli mangiano i fagioli. Ai piedi del feretro è stata posata anche una bandiera dell'associazione Atleti Olimpici. La Camera Ardente chiuderà alle 19 e domani ci saranno i funerali nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ed è davvero tutto, TG Cronaca termina qui, ci vediamo domani subito dopo il nostro telegiornale. Buona giornata.